l'assessore ai fondi UE Turismo a distanza ci ha mandato questo suo contributo con cui ci saluta. Sono alcuni che si è permesso portare il saluto del Presidente Zaia, che non può essere presente per altri impegni istituzionali. Desideravo comunque portare anche i miei saluti personali in una giornata importante che ci offre anche l'occasione di riflettere su quello che è un percorso scolastico importante e sul ruolo che può dare un incontro, un convegno come questo, anche sui possibili sbocchi lavorativi legati agli studenti che escono da una scuola come il Liceo Artistico di Treviso. L'arte e la cultura sono fondamentali non solo per la nostra città, ma per l'intero Veneto, in un momento in cui i confini non sono più i confini nazionali, ma sono ormai i confini internazionali, soprattutto nel momento in cui si discute di arte e cultura e anche turismo. Quindi i ragazzi oggi sono chiamati a pensare qualcosa di alternativo. Io desidero ringraziare in particolare la dirigente scolastica, la dottoressa Messina, per aver organizzato l'incontro di oggi e per aver trovato il modo di celebrare questo importante traguardo, appunto, nonostante le difficoltà. Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti i partecipanti, la scuola possa portare un proficuo anno scolastico a tutti voi e che rientro a scuola rinnovi ulteriormente quella passione per l'arte e la cultura che è fondamentale non solo per la nostra regione ma per l'intero paese.